Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete ho un look completamente diverso, infatti ho tagliato i miei capelli con la speranza che questa primavera finalmente si trasformi in una vera primavera e che arrivi presto l'estate. Ho scelto di tagliare tutto quanto così per me è più facile acconciare i capelli in estate perché come sapete io butto tutto, phon, piastra. Quando arriva la bella stagione, inizia a far leggermente caldo, non asciugo più i miei capelli, li lascio naturali, come sapete io me li stiro e quindi spero che questo mio nuovo look vi piaccia. Ma questo video di certo non l'ho fatto per parlare del mio nuovo taglio di capelli, ma di un pacchetto che mi è arrivato. Ovviamente un pochino l'ho aperto per capire che cos'era ed era proprio quello che speravo, ovvero. Forse così un pochino già si intravede. Tra-da-da. È puro bio. Non è però il fondotinta come c'è scritto in questo volantino, me l'hanno probabilmente inviato perché mi hanno anche omaggiato di questi due campioncini di fondotinta e questo invece è questo bianco è una BB cream. Non me li ha inviati puro bio, li ho acquistati io da un rivenditore. Allora, ho voluto acquistare il più discusso probabilmente al momento mascara di puro bio, ovvero il Double Dream. Ed eccolo qua. Io stamattina mi ero già truccata perché non mi aspettavo facesse così in fretta e invece eccolo qua. E quindi non sono neanche riuscita a provarlo, ma probabilmente mi strucco e lo provo subito con voi. All'interno però di questa pochettina ho scelto di acquistare questa promozione, questo pacchetto, non so neanche dirlo. C'era la Long Lasting, la matita nera, sempre ovviamente di puro bio. Anche questa abbastanza, diciamo così, discussa al momento, è quella nera. Guardate che bella scrivenza, è proprio morbida. Sembra anche che si sfumi abbastanza bene. Anche questa qui, come vari prodotti di puro bio, non so se riuscite a vederlo dietro, comunque è vegan, ok. È testata al nickel, insomma, certificate, le solite certificazioni che hanno i prodotti puro bio. E vorrei però, insomma, provarlo con voi per capire se fa davvero il miracolo che promette. Questo è mascara, tutto questo successo che ha avuto è sold out da un sacco di parti praticamente. Solo qualche rivenditore che ne ha acquistate varie quantità riesce ancora a vendervelo. Quindi è diventato praticamente un prodotto quasi edizione limitata perché non si aspettavano tutto questo successo di questo prodotto. Adesso io mi struccherò gli occhi e lo proverò con voi così vi faccio vedere se vale la pena oppure no. Ok, ho struccato i miei occhi, adesso ho qui lo specchio. Andiamo a truccare di nuovo i miei occhi, applico solo il mascara. Così si vede bene, bene, bene qual è l'effetto sulle ciglia senza avere un trucco dietro. Ho spostato lo specchio, l'ho messo di qua, così forse riuscite anche un po'. Avete visto lo specchio? A vedere meglio. Lo scovolino è questo qui. È di plastica ed è abbastanza rigido. Con una sola passata è questo l'effetto, ma io ne farò altre. Allunga decisamente, comunque. Con due passate l'effetto è questo. Direi che allunga molto, molto, molto. E forse farò un'altra scorta di mascara perché è bellissimo, ragazzi. Allunga veramente tanto senza neanche molto sforzo, devo essere sincera. Pensavo che avendo uno scovolino un po' così particolare, bisognasse metterci davvero più tempo per avere un bell'effetto lungo, invece no, mi trovo proprio bene. Ne facciamo un'altra. Grazie.
siamo a tre passate. Ne sto facendo tante anche per vedere come resta la ciglia con più passate. Mi sembra abbastanza leggera comunque come, insomma, come risultato, perciò per adesso assolutissimamente promosso e vale la pena acquistarlo se lo trovate ancora. E siamo a quattro passate. Io direi che l'effetto incurvante c'è, ha un bellissimo effetto, risulta leggero dopo quattro passate, non appesantisce le ciglia, quindi veramente ottimo, sono soddisfatta. Mettiamolo anche sotto dà un bel effetto, non farò ovviamente quattro passate. Io direi fantastico. Adesso lascio che si asciughi un pochino e poi proviamo questa matita long lasting. Allora la metterò sia nella lima inferiore e proverò anche a fare una specie di eyeliner sfumato con un pennello e poco poco ombretto. Utilizzo l'ombretto più scuro che ho, forse non ne ho neri, però non importa, anche magari leggermente perlato così per dare un pochino più di luce. Quindi aspetto che si asciughi e poi metto la matita. Nel frattempo vado a prendere i miei pennelli, pennellini, pennelluzzi e tavolozze. Allora andiamo ad applicare la matita nera. Colorare colora subito, quindi ottima. Anche questa super promossa. Vado ad applicare la matita sulla palpebra e poi la sfumo leggermente. Qui ho vari pennelli, ho preso le palette di Pixi, questi colori qui. C'è la luce che dà un po' fastidio, sono un po' scuri, qualcosa un po' più perlato, quindi scelgo di applicare questo per non dare un effetto troppo scuro all'occhio. Questo è un pennello abbastanza piatto di Neve Cosmetics. Allora, diciamo che volendo, con un mascara e una matita nera abbiamo fatto un make up, perché volendo si potrebbe lasciare così. Poi io adesso andrò ad applicare comunque un ombretto per uniformare un pochino, però per chi non ha molti ombretti, non ha magari molta dimestichezza, avete visto, io non ho fatto altro che applicare un pochino la matita e sfumarla leggermente col pennello. Credo che più o meno tutti abbiamo un pennello, se non volete acquistarne uno magari di Neve Cosmetics, che può costare un po' di più, ce ne sono molti altri economici. Avete fatto un trucco bello d'effetto con due prodotti, quindi io voglio promuovere sia uno che l'altro. Vado a fare anche l'occhio e poi li ridefinisco tutti e due. Il risultato è questo, io direi che è fantastico. Bisognerà poi vedere se davvero dura tutto il giorno, perché questa dà una tenuta altissima, però come sfumatura e come morbidezza ci siamo. È davvero molto morbida, non ho fatto fatica, non mi ha dato fastidio l'occhio mettere la matita, quindi promossissimo. La durata ve la saprò dire soltanto più in là, vi potrò fare una recensione su Instagram se volete, e quindi insomma, volendo potrei anche lasciarlo così il make up, però voglio andare a dare qualche piccolo punto luce. Prendo un colore, è una specie di marroncino, non so se si vede, si chiama Cocoa Shimmer. Applico adesso un punto luce, questo qui di Pixi Beauty, che dovrebbe essere Vanilla Glitz. Ragazzi, abbiamo fatto un bel make up con pochissimissimi trucchi e io direi che promuovo assolutamente
il Double Dream e anche il Long Lasting. Comunque vi farò una recensione su Instagram. Li trovo fantastici, davvero promossi. Facciamo un'altra passata di mascara, giusto per... Non tira per niente le ciglia, davvero davvero fantastico, ragazze. Sono veramente, forse mi vedete seria, perché sono allibita da questo mascara. Non mi aspettavo davvero un effetto così incurvante. Mi aspettavo, insomma, la solita cosa. Che sì, magari a qualcuno piace, a qualcuno no, anche perché ho letto dei pareri contrastanti. Invece, caspiterina, è veramente bellissimo. Ho fatto molte passate e le ciglia non sono appesantite. Anzi, sono belle curve, belle piene. Anche a rimetterlo sopra non dà per niente quell'effetto magari appiccicaticcio grumoso che... Insomma, sembra quasi che ti hanno incollato un Cicles su una gomma da masticare sulle ciglia e non riesci più a toglierla. Invece questo no, non dà per niente fastidio. Quindi sono davvero, davvero piacevolmente stupita, talmente tanto che sono rimasta un po' così come una babba, con la bocca aperta. E anche questa matita veramente ottima, cioè se io devo andare in giro da qualche parte posso tranquillamente portarmi solo questi due prodotti e viene un make-up bello. Se uno è di corsa, secondo me viene bene. Proverò poi anche questi due campioni che mi ha omaggiato la Parafarmacia Corradini SAS. Io ho acquistato da loro e all'interno c'erano questi due campioni. Sono riuscita a trovare, appunto, perché è difficile adesso acquistare questo mascara. Io l'ho trovato su Amazon. Trovate questa parafarmacia su Amazon. Vi metto il link se volete. Tanto lo sapete, io non guadagno nulla con Amazon. Insomma, di questo astuccio contenente questi due prodotti. Vendono anche soltanto il mascara singolo. Io invece ho voluto acquistare questo anche per provare perché mi incuriosiva appunto la matita. Se volete ve lo lascio. Se conoscete altri siti che vendono ancora questo mascara, scrivetemelo nei commenti perché sono assolutamente interessata all'acquisto. E per adesso io vi saluto. Mi sto guardando, ecco perché non guardo in camera. Non lo so, io veramente sono stupita, piacevolmente stupita, ma stupita. Bello, bravo Purubio, complimenti. Spero che lo rifarai. Facciamo un appello a Purubio. Purubio, non lasciare un prodotto del genere come alla fine un limited edition, perché nessuno si aspettava successo. Riproponilo, riproponilo, perché è veramente ottimo questo mascara. È un peccato perderlo. Vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando però, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non perdere nessuno dei miei video. Io vi bacio e al prossimo. Mua, 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 ciao!